Benvenuti all'ennesimo appuntamento della rubrica curata da Birdman Magazine per C'è Splendore. Nel caso fosse iniziato adesso, vi dico buonasera, benvenuti all'ennesima diretta, all'ennesimo spazio per la rubrica curata da Birdman Magazine sul gruppo C'è Splendore, uno spazio offertoci dalla Fondazione Fraschini e appunto a noi di Birdman Magazine, che siamo una rivista, io lo ricordo il più possibile, di cinema, serie TV e teatro, è nata in seno all'Università di Pavia, ma che ormai ha due sedi perché siamo cresciuti lungo gli anni, siamo sia a Pavia che a Bologna. Ecco, in questa rubrica, come immagino avrete imparato a conoscere, ci si occupiamo di novità e concludiamo spesso con un consiglio di un titolo o di due titoli, come per questa volta, ecco, che rigorosamente sono disponibili in streaming gratuito. Bene, andiamo subito nel vivo della nostra puntata di oggi e parliamo di una delle novità più salienti, che in realtà non è altro che la missione di un'errata corrige rispetto all'ultima volta, anche se in realtà si tratta di un aggiornamento avvenuto in settimana da parte della Warner Bros., che avrebbe dovuto all'inizio di agosto, oltre agosto, lasciare nei cinema il titolo dell'estate, che è Tenet di Christopher Nolan, e su cui tutti gli esercenti delle grandi istituzioni cinematografiche in realtà puntano. Per la ripartenza naturalmente economica del settore. Bene, la Warner ha comunicato giusto ieri, in maniera ufficiale, che Tenet, che in settimana era slittato in America, per ovvie ragioni in realtà, perché in America sappiamo che la pandemia da Covid-19 sta, ahimè, creando ancora enormi problemi e non si riesce ancora a vedere la fine di tutto questo dramma. Bene, lo slittamento negli Stati Uniti ha causato un ovvio slittamento anche per la data di uscita italiana, che è stata spostata al 26 di agosto. Bene, in realtà lo slittamento non coinvolge soltanto Tenet, ma coinvolge anche il live action Disney di Mulan, che era in realtà previsto per il 24 luglio e che è invece slittato al 21 di agosto. Disney però rimane, per certi versi, la garante delle sorti del rilancio del cinema in Italia. Si parla di blockbuster naturalmente, perché Disney farà uscire in Italia a metà luglio Onward, che è un film d'animazione, un cartone animato per ragazzi e anche per bambini, e che in realtà è già uscito all'estero, ma che in Italia troverà la sua proiezione proprio da metà luglio. Mentre sì, per quanto riguarda il titolo forse più atteso di un film italiano, si parla sempre di metà luglio, dove uscirà appunto Gli anni più belli di Gabriele Muccino. Bene, tolto tutta questa piccola parentesi su Tenet, se sulle uscite di grandi blockbuster cinematografici, che sono costretto in realtà a menzionare ogni volta, perché appunto sappiamo che il settore si affiderà a questi titoli per il rilancio, passiamo ad altro. Come ogni volta mi sento di segnalare le manifestazioni festivaliere che sono in corso, e ritorno sul Far East Film Festival, che avevo segnalato già l'ultima volta, e che è ancora in corso fino agli inizi di luglio, e che vi consiglio di recuperare e esplorare soltanto per un'occasione unica, ovvero quella di respirare magari dalla scrivania di casa vostra l'atmosfera di un festival che tra l'altro per i suoi film offre degli accrediti, quindi a tutti gli effetti come un festival fisico e reale. Bene, per quanto riguarda in realtà la questione festivaliera, sappiamo bene di attraversare un momento piuttosto triste. E proprio in settimana leggevo un commento di Pablo Larraín, che in realtà mi sento di ricordare, che faceva riferimento a tutta una generazione di film
che sono titoli minori, che non sono i blockbuster di cui ho parlato prima, che usciranno al cinema, e non sono nemmeno i film che usciranno con la famosa selezione timbro del Festival di Cannes. Si parla di una galassia di titoli minori che gli altri anni, nella storia tradizionale, si è consolidato essere così. Vivevano, cioè il loro successo dipendeva dal fervore che la loro uscita causava nei festival, appunto. Non tenendosi quest'anno i festival, c'è il rischio, come appunto diceva Paolo Larrain, che un sacco di questi film minori, a tutti gli effetti, non riescano mai a conoscere il giusto successo, o che vengano semplicemente mai conosciuti. Speriamo che ovviamente questo timore sia infondato e i modi per recuperarli, cioè i modi per recuperare questi titoli si trovino in qualche modo. Bene, spostiamoci e abbandoniamo questi toni un po' più funesti per riferire una notizia molto più pop, molto più nazional popolare, ecco, perché la Disney proprio la scorsa settimana ha annunciato che Margot Robbie sarà la protagonista dell'ennesimo titolo del franchise Pirati dei Caraibi, quindi per gli appassionati della saga suppongo possa essere una luce in fondo al tunnel, perché sappiamo benissimo che ormai la saga è arenata in un binario morto. Magari Margot Robbie potrà portare una ventata d'ossigeno, o comunque impersonare un personaggio più carismatico che possa portare avanti in realtà una saga che ha fatto inevitabilmente successo. Ecco, vi segnalo anche un'uscita su Netflix, quindi ricordiamo una piattaforma che implica una sottoscrizione e quindi un pagamento mensile, di un interessante iniziativa, perché Netflix ha commissionato o sponsorizza dei film, dei brevi documentari in realtà di varia natura che sono stati affidati a alcuni registi molto importanti, fra cui appunto Larrain e, per quanto riguarda il panorama nostrano, Sorrentino. E si tratta di visioni personali della vita trascorsa durante la reclusione causa Covid, del famoso lockdown. Quindi l'ennesima attestazione di un fenomeno ormai diffuso all'interno dell'industria cinematografica, amatoriale e non, oppure c'era appunto quella dei diari di questo lockdown. E niente, ve lo segnaliamo, cioè questa serie di documentari, questi corti usciranno dal 30 giugno e siamo anche noi curiosi di vederli. Una cosa simile si sta facendo anche a Pavia, dove gli studenti del Dipartimento di Spettacolo qua all'università, sotto la supervisione del regista nostrano Filippo Ticozzi, hanno realizzato un film simile che si chiama appunto I Diari della Quarantena, che vedrà la sua prima all'edizione di quest'anno online della Summer School del Dipartimento, che vi ricorderò più avanti. Ecco. Bene, direi che. Ah no, un'ultima cosa, un'ultima uscita. Ieri è uscito su Mio Cinema, che sappiamo essere una piattaforma on demand che prevede il noleggio a tutti gli effetti di un titolo, dell'ultimo film di Xavier Dolan, che è Mathia e Maxime, che vi segnaliamo che non ho ancora visto personalmente, ma a prescindere la regia implica una segnalazione. Passiamo ai consigli di oggi, che sono due, come vi avevo detto. E il primo titolo che vi consigliamo è un film che possiamo trovare ancora su RaiPlay, una piattaforma a cui ormai ci siamo affezionati, che si conferma fra quelle più interessanti da un punto di vista dell'offerta, considerato appunto che tutti i titoli che offre sono disponibili gratis, senza pagare niente. Bene, il film che consigliamo oggi è un film che ci permette di fare un bel salto nel passato, perché è l'Armata Brancaleone del 1966, che molti di voi avranno visto, ma che da ieri ritorna in catalogo su RaiPlay. E il film di Mario Monicelli, tra l'altro, lo segnalo, sarà disponibile in chiaro questa sera su Rai Movie alle 9:10. Quindi, nel caso siete troppo pigri dal digitare il titolo sul computer, bene, questa sera è su Rai Movie. Bene,
Bene, parliamo brevemente del film a partire da un breve indugio sulla trama, anche se immagino che molti di voi abbiano già visto il film, che però, come dirò alla fine, merita una rilettura e un nuovo sguardo. Bene, il film parla delle imprese appunto di Brancaleone da Norcia, che è un cavaliere. Il film si svolge in un'Italia medievale. Siamo nel centro-sud Italia di un'epoca arcaica, non troppo specificata, però sì, siamo in pieno Medioevo, ecco, dove questo cavaliere, appunto Brancaleone da Norcia, guida un gruppo sgangherato di straccioni spiantati in una serie di avventure, imprese a tutti gli effetti, alla conquista di un feudo nelle Puglie, Aurocastro, che è un luogo del tutto immaginario. Bene, il film è scritto anche con Agio e Scarpelli, che sono i due celebri sceneggiatori della commedia all'italiana di quel periodo. Avevano già collaborato con Monicelli per I soliti ignoti, per La grande guerra. E in questo film ritorna anche il protagonista di quei film, che è Gassman, che interpreta appunto Brancaleone. Una menzione poi va fatta a Gian Maria Volontè, che interpreta il cavaliere, anche lui un po' sgangherato, che Teofilato, che è uno degli incontri strani in pieno stile cavalleresco che farà questa armata, perché ci saranno anche tutti gli effetti delle dame, un santone monaco, il monaco Zenone, e si ripeteranno per certi versi, si ripeteranno certi canovacci del poema, dell'immaginario cavalleresco italiano, da cui Monicelli e Agio Scarpelli attingono a piene mani, perché la bellezza di questa commedia e anche il coraggio è quella di discostarsi in un periodo di pieno cinema neorealista, dalla realtà del tempo, e di tuffarsi in un'Italia ugualmente trasandata, ugualmente periferica per certi versi, ma facendo un enorme salto all'indietro in un immaginario, a tutti gli effetti, in un immaginario stereotipico medievale, però abbandonando tutti i toni epici. Appunto, quelli che siamo abituati noi stessi a sentire, imparare anche sui banchi di liceo. Bene, l'Armata Brancaleone è un'opera parodica a tutti gli effetti di questa enorme eredità culturale che l'Italia ha, ed è proprio in questo che si esercita una grandissima parte del successo critico del film, perché è difficilissimo creare un'opera parodica che non mette in ridicolo, ma che comunque faccia ridere in maniera naturale, in maniera moderna. E inoltre il film poi gode di, oltre che una scrittura eccezionale, di stranissime scenografie e costumi, che addirittura si ispirano ad Akira Kurosawa, ai sette samurai, perché questi personaggi sono quasi sempre vestiti di stracci, che è strano, si scontra con lo stereotipo del cavaliere valoroso e ricoperto d'armatura, perché la cavalleria che mette in scena Monicelli non è una cavalleria fatta di apparenza, ma proprio che rispecchia la deriva, la povertà di un tipo umano che però si tiene in piedi quasi sostenuto dal suo valore, dall'idea che lui ha del suo valore, perché questo proprio tono di sostenuto, quasi artificioso, quasi di autoconvinzione, è ciò che ruota intorno anche all'interpretazione, soprattutto di Gassman, del protagonista, appunto Brancaleone, che non recita quasi mai in una maniera naturale nel film. Ed è come se recitasse sempre il copione del cavaliere, ecco.
Tra l'altro interessantissima, e qui arriviamo al secondo piano di lettura, la lingua dell'armata Brancaleone, che è il motivo essenzialmente per cui vi ripropongo questo titolo. Perché a distanza di anni, tra le cose che sono rimaste di questo film, è importantissima la ricerca linguistica. Cosa fanno Asia Scarpelli, gli sceneggiatori? In assenza di un'attestazione concreta di volgare parlato, perché noi non sappiamo come parlavano naturalmente nel Medioevo, abbiamo delle testimonianze scritte con sporadici affioramenti, forse, del parlato, ma non esiste. Loro costruiscono da zero una lingua fittizia, farsesca, che risveglia dentro lo spettatore una reminiscenza, ma che guarda al presente, perché il modo con cui questa lingua viene parlata è un modo del tutto uguale all'italiano contemporaneo. Ed è anche da questo che nasce l'effetto comico, da questa lingua assolutamente geniale, che fa da sfondo anche, o che fa da struttura in realtà credibile a quello che sono opere, cioè che sono imprese anche fantastiche, anche se si rispetta, come dicevo, il canone dell'impianto cavalleresco, quindi abbiamo detto salvataggio di dame, abbiamo detto appropriazione di feudi, ma addirittura difesa di questi feudi dai saraceni che rimangono la consueta minaccia, anche qui stereotipica. Bene, un ultimo consiglio che sento di dare al pubblico forse un po' più esigente, riguarda un documentario del 2018 di un regista bergamasco che straordinariamente, a mio parere, perché è difficilissimo trovare questi film in streaming gratuito, è appunto in streaming gratuito dove su Rakuten TV, che è un sito, se non lo conoscete vi linkerò la pagina del film, ed è disponibile nella sezione free, perché Rakuten ha una sezione free, nella sezione documentari. Il film è Pierino di Luca Ferri. Ed è un film molto particolare. Luca Ferri fa un cinema impegnato, di ricerca, quasi sempre documentaristico, e ha un rigore cinico eccezionale, che emerge soprattutto in Pierino. Perché? Perché, beh, innanzitutto Pierino è il secondo capitolo di una trilogia di film che il regista ha realizzato e ha concluso quest'anno con forse il film che ha ricevuto più risonanza da un punto di vista di successo internazionale, perché l'ultimo film di Luca Ferri è andato addirittura alla Berlinale. Un motivo in più per recuperare anche questo film. E l'obiettivo di Luca Ferri per questa trilogia è quello di osservare la vita dell'essere umano all'interno delle mura domestiche, in particolare di piccoli luoghi. Ecco, l'ossessione poi di Luca Ferri per l'ambiente domestico è derivata anche da una sua visione spiccatamente attenta all'architettura e alle ragioni sociali che stanno dietro allo studio architettonico. Bene, per quanto riguarda Pierino, in realtà si tratta di un film piuttosto leggero rispetto ai suoi altri titoli, perché cosa fa Luca Ferri? Osserva un personaggio anomalo, per puro caso, come dice lui. Lui ha trovato un personaggio anomalo che vive in simbiosi con la sua casa, che è appunto questo signore bergamasco, penso sulla settantina, che vive una vita fatta di una routine rigidissima, quasi schematica, che si sposa alla perfezione in realtà con l'idea di cinema di Luca Ferri, perché quello che fa Luca Ferri è sovrapporre a questo personaggio che vive in questa casa una struttura altrettanto rigida, che secondo lui è la forza principale del film. Cosa fa Luca Ferri? Luca Ferri va una volta alla settimana, un'ora alla settimana, per tutto un anno, ospite di questo personaggio, di questo Pierino, e ne ritrae la normalità quotidiana, la sua routine, le sue liturgie, i suoi riti,
suoi sproloqui, perché spesso ci sono sproloqui, è un personaggio molto eccentrico, colto, ma molto eccentrico. E quindi il film comincia quasi in una maniera meccanica, no? Perché improvvisamente noi vediamo una successione continua di queste scene, capiamo immediatamente la scansione temporale, ma poi sembra che la struttura ceda all'amore che noi, lo spettatore, inevitabilmente intuiamo anche il regista, comincia a provare per il suo personaggio, che non è un mero caso di studio, mai, ma non è nemmeno il pretesto per attuare una struttura su un film, ma invece è il protagonista, un protagonista eccezionale, sì, ma estremamente umano, che richiama a tantissimi di quelli che sono i nostri difetti della quotidianità. Insomma, un film che vi consiglio, che fa riflettere tanto, che fa anche ridere, che è un'eccezione piuttosto vistosa per il film di Luca Ferri, che vi consiglio senz'altro. Bene, in poche parole vi consigliamo di ridere con L'armata Brancaleone e 66 di Monicelli, la commedia all'italiana per eccellenza, e con un film di ricerca, il documentario Pierino di Luca Ferri del 2018. Con questo vi saluto e mi auguro recuperate questi film. Ci sarebbe un'altra questione che in realtà giace su tutte le altre, che è la questione appunto del politicamente corretto, della censura, che in questi momenti sta interessando tantissimi prodotti, soprattutto del passato, ed è un argomento che merita una discussione a sé stante, ed è molto spinosa, immagino che tutti voi abbiate un'opinione, e ne parleremo forse se verrà dichiarato, cioè, se verrà ritenuto importante nelle prossime puntate. Per ora vi do appuntamento alla prossima domenica e vi auguro una buona settimana, una buona serata.